dedicazione, ci sta ancora qualche assente, appena la cosa risulta dai tabulati, da chi si era già iscritto, ma le brutte abitudini non se ne vengono mai, purtroppo. Ringrazio innanzitutto il Consiglio Nazionale Geologico, il saluto del Presidente del Consiglio Nazionale, penso che sarà affidato al nostro Consigliere Nazionale, Ezio Pianedosi, che saluto e ringrazio per la presenza. Ovviamente il ospite nostro gradito è il consigliere Molesto, che si occupa di fisco, di studi di settore, quindi lui poi ci incanterà alla fine del seminario con proprio un'attenzione particolare agli studi di settore, quella tutta una vicenda che in questa provincia, caro consigliere, è successa, insomma, una serie certamente degli anni scorsi, delle agenzie del mercato, insomma, creando un po' di difficoltà in Molise. E quindi se tu ti soffermi su questo ci fai grande cortesia, perché appunto possiamo apprendere qualcosa in più e metterci in una situazione migliore per gli anni futuri. Poi c'è l'altro aspetto, quello importante di oggi, è quello del geologo fiscalista, nuova opportunità di lavoro che ci viene appunto da questa convenzione firmata dal Consiglio Nazionale e dalla CSC. Giusto o sbagliato? CSC. Prima di tutte queste sigle, intanto si può anche sbagliare. Ringrazio il Presidente, il Dottor Mion e il Dottor Marchetti per la loro presenza, che ci illustreranno appunto questa convenzione firmata e tutti gli aspetti che concernono appunto questa nuova attività che si potrebbe configurare all'interno delle nostre già tante attività, che sono appunto quello poi della gestione del patrimonio immobiliare dei nostri clienti. Noi già facciamo tante cose, proprio dal punto di vista catastale, della consulenza, e quindi si può tranquillamente trovare la nuova nicchia anche in questa nuova opportunità di lavoro, che potrebbe essere appunto quella del rinvio telematico della dichiarazione dei redditi, ma l'assistenza con il fiscale non solo delle dichiarazioni ma anche di tutte le altre attività. Per cui credo che sia importante oggi avere questo seminario perché ci possa far apprendere queste nozioni e sperando poi di poter sfociare tutto questo in un corso di formazione che appunto potrebbe poi darci proprio la formazione giusta per poter affrontare questa nuova tematica. Io non mi dilungo molto per dar modo prima al dottore Mion e al dottore Marchetti di illustrare questa convenzione e tutte le opportunità ad essa connesse e per poi sentire appunto il consigliere Foresta con l'aspetto degli studi di settore. E volentieri passo la parola a Ezio, che avrà un saluto anche lui del Consiglio Nazionale. Grazie. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Io passo da Pietro, sono di casa e Tonino ovviamente mi ha anticipato. È ovvio che per me estremamente piacevole avere il collega Foresto che diciamo vive con me l'esperienza romana in Consiglio Nazionale, ma soprattutto è di estremo interesse essere qui e partecipare a questo appuntamento, a questo momento formativo che si inserisce in un filone che a volte può essere anche interpretato come una vessazione da parte del Consiglio Nazionale, che è quello della formazione continua, ma che indubbiamente voi vedrete, io ho avuto modo di sfogliare un po' la brochure che avete tutti, il Debiane, se non la avete ancora ritirata vi invito a farlo, perché ecco, nell'ambito della nostra polivalenza questo aspetto, quello della consulenza fiscale, spesse volte noi lo affrontiamo sviluppando la potenzialità sia professionale che comunque conoscitiva che questa cosa potrebbe avere. Perché ecco, io leggevo appunto qualche slide che è stata fotocopiata, noi
ci accopriamo a volte con un interesse relativo parte di quella che potrebbe essere la sfera della consulenza fiscale, e oggi abbiamo l'opportunità, perciò parlavo di interesse, di avere in cognizione di entrare nel merito, quindi con pertinenza, su cose che noi potremmo fare o potremmo fare meglio, con un'opportunità che è quella che ci fornisce il CSC, cioè di diventare una ramificazione di questo CAF legittimata a fare una serie di operazioni che oggi facciamo anche in maniera impropria, definiamo così questo aspetto, e che potrebbe, oltre che legittimarci, anche a creare questa opportunità di lavoro che io definivo nella colazione veloce che abbiamo fatto con i nostri partner, quindi con il dottor Marchetti e il dottor Mion, come una sorta di fidelizzazione del cliente, che nel rivolgersi a noi avrebbe anche questo ulteriore servizio, questa ulteriore possibilità di avere un unico interlocutore per problematiche che facciamo tutti i geometri. Sapete benissimo che a volte ci vengono portate all'attenzione, e quindi ci investono, e che poi ci portano, quando non abbiamo gli strumenti, a rivolgerci ad altri professionisti, oppure ad affrontare il problema non nel migliore dei modi. Cosa che oggi, e questo è l'indirizzo, e chiudo, vuole dare il Consiglio nazionale, non è anacronistico, ma ci fa affrontare il mercato del lavoro non nelle condizioni ottimali. Al di là delle divergenze, al di là delle discussioni, al di là delle difficoltà che abbiamo nel rapportarci con gli altri professionisti in settori che conosciamo tutti, che vedono frizioni continue, tipo il settore edilizio, noi abbiamo nella nostra polivalenza questa grande arma, che è quella di poter fornire una serie di servizi che, se riusciamo a fare nostri, ci danno anche l'opportunità che nei momenti di crisi, nei momenti di difficoltà di un settore, di una branca del nostro lavoro, possiamo sopperire continuando con attività alternative. E per sfruttare questa forza, per collocarci al meglio, e quindi per essere poi interlocutori autorevoli, perché sapete che qualcuno è padrone della materia, la conosce, può anche affrontare con sicurezza determinate situazioni, e da questo è nata questa iniziativa del Consiglio nazionale di rendere obbligatoria la formazione, perché noi vogliamo che i professionisti geometri italiani abbiano, attraverso i collegi professionali e i collegi provinciali, questa opportunità, resa obbligatoria perché siamo italiani. Quindi, se fosse facoltativa, molti di noi adesso sarebbero a casa, perché noi abbiamo anche lo stimolo del credito formativo, quindi abbiamo anche un'ulteriore molla che ci spinge a trascorrere questo pomeriggio ad Avellino, ma soprattutto fornite un servizio che è basilare, quello di dare l'opportunità di formarsi, attraverso il seminario e poi attraverso un ulteriore approfondimento che è il corso vero e proprio, in tutte le materie che noi potremmo avere interesse ad affrontare, che potrebbero coinvolgerci quotidianamente. Per cui, ecco, con il piacere di avere questi ospiti e con il piacere di essere qui tra voi, che purtroppo per problemi miei non capita più spesso come una volta, ma soprattutto con l'interesse che io mi siederò qui a fianco al collega di Rotondi ad ascoltare i relatori che seguiranno dopo di me, e chiudo ringraziandolo ancora, perché la vostra presenza, la vostra partecipazione ci fa capire che questa è la strada buona, questa è la strada che dobbiamo seguire per dare un futuro alla nostra professione, e soprattutto per qualificarci e poter interagire al meglio con tutto il mondo civile che ci circonda. Io ringrazio di nuovo il Presidente e passo la parola al Dottor Mion. Sì, sì. Ok, grazie ancora e buon proseguimento. Federico ci ha messo a disposizione il massimo della tecnologia, quindi qui così, abituati con... Sì, direi che la considerazione che stavo facendo con il geometra foresto, insomma, che se una volta immaginavamo un po' il sud come una terra
che avesse un gap da colmare con il nord, oggi non soltanto l'ha colmata, ma credo che con quello che abbiamo visto qui quest'oggi siamo andati anche oltre. Io innanzitutto ringrazio tutto lo staff del Collegio di Avellino per averci permesso di organizzare questo evento, il presidente Antonio Santosuoso che non solo ci ha permesso di organizzarlo, ma è stato anche così gentile di venirci a prelevare all'aeroporto. Ci sente? Perfetto. Come? Ringrazio per le belle parole il consigliere Enzo Biantodosi, che ho avuto quest'oggi l'occasione e il piacere di conoscere. E ringrazio anche Federico per tutta la tecnologia che ci mette a disposizione, l'opportunità così anche per noi la prima volta di farci vedere su una web TV, ecco, non c'era mai capitato, in diretta, ci stanno guardando anche dai nostri uffici, abbiamo detto, da Shanghai. Stupendo, bene. Beh, direi che sicuramente oggi avervi qui così numerosi in questo collegio è per noi la riprova che quando si parla di voglia di fare, la voglia di intraprendere, la voglia di diventare imprenditori di se stessi, come credo stiate facendo tutti voi, i geometri li troviamo assolutamente in prima fila. Oggi a me il compito di illustrarvi la prima parte dei due spezzoni di cui ci occuperemo come CSC ed è la convenzione. Noi chi siamo? Siamo un centro servizi di una società di un CAF, io mi riprendo la slide, una società che si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e lavoratori pensionati, lavoratori parasubordinati per la gestione delle pratiche fiscali. La nostra società appartiene al CAF COF Contribuenti, che come vedete sulla slide è iscritto all'Albo Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscali al numero 0071. Ecco, questa slide mi permette di focalizzarci un po' così sullo scenario del mondo dei CAF. Innanzitutto i CAF sono di due tipologie, una che si rivolge ai dipendenti, quindi CAF dipendenti, e l'altra che si rivolge ai CAF per quanto riguarda la gestione dell'attività di impresa. Se nell'immaginario collettivo sembra che ci siano molti CAF in Italia, in realtà ce ne sono soltanto 89 iscritti, di cui poi operativi circa una cinquantina, perché una decina sono circa ripresi all'interno di una stessa sigla. Mi vengono in mente i CAF della CGIL che sono circa, ecco, dicevo 10-12, e sono stati CAF realizzati in ambito regionale. Quindi il panorama è abbastanza ristretto. Ecco qui questa slide con questa figura, la scoperta del geometra fiscalista, l'ho voluta perché è estremamente evocativa, ricorda un pochino questo Sherlock Holmes che va alla ricerca di un qualche cosa di nuovo. Ecco, analizziamo insieme quali sono le competenze del geometra fiscalista. Il geometra fiscalista svolge attività di consulenza fiscale al contribuente, questi sono dati che noi abbiamo rilevato chiaramente attraverso la nostra esperienza di tutti questi anni, attraverso il contatto con una serie di vostri colleghi che già svolgono questa attività. Dicevo, svolge consulenza fiscale ai contribuenti, ai privati e alle imprese, redige dichiarazione dei redditi, modello 730, modello 770, modello unico, redige i bollettini ICI, si occupa della redazione delle pratiche per il recupero del patrimonio edilizio 36%, le pratiche per il risparmio energetico il cosiddetto 55%, le dichiarazioni di successione e i contratti di locazione. Sicuramente questo elenco, direi che sembra così, apparentemente semplice, ha una funzione di tipo descrittivo. Ci fornisce una serie di riflessioni che vorrei fare assieme a voi. Se noi alle competenze, quelle tradizionali del geometra, che lo vedono impegnato quotidianamente nel cercare di dare risposte, nel risolvere i quesiti che gli vengono posti dai privati e dalle imprese in ambito sia immobiliare che tecnico, sommiamo le competenze fiscali, bene, scaturisce sicuramente
una figura professionale di grande spessore. La combinazione di questi elementi sicuramente lo fanno diventare anche quello che noi abbiamo chiamato un po' l'interlocutore unico per poter svolgere un ruolo primario nella gestione di tutte quelle pratiche che rientrano all'interno dell'ambito fiscale. Soprattutto qui evitando quelli che sono stati, che sono poi un po' gli spezzatini di dati e di referenti, perché chi si reca dal geometra per la gestione del proprio patrimonio immobiliare ha bisogno di sapere qual è la rendita, porta la rendita al proprio commercialista che molte volte, insomma a volte, la sbaglia, si torna dal geometra, il quale spiega, deve spiegare poi al commercialista. Questi sono elementi della quotidianità che credo che voi viviate, quindi, oppure va dal commercialista che gli compila l'ICE e gli sbaglia l'ICE, dove torna dal geometra, quindi qui insomma si innesca questo loop un pochino senza fine. Ecco il perché la somma di questi due elementi sicuramente fanno diventare il geometra fiscalista una figura di professionale di grande spessore. E qui si introduce questo elemento che è l'indagine conoscitiva. In una quasi primavera, quindi circa un anno fa, romana, ci trovammo a Roma in una riunione con il vostro vicepresidente nazionale Francesco Mazzoccoli, con il geometra Foresto, insomma si chiacchierava un po' così, insomma, quella che era stata inizialmente una nostra intuizione rispetto alla figura del geometra fiscalista. E qui mi permettete, mi faccio un pochino un passo indietro sulla storia, come noi abbiamo un po' scoperto questa figura del geometra fiscalista. Noi proveniamo da un'area che si chiama il Canavese, che chiaramente dalla prospettiva di Torino la chiamerei un'area del profondo nord. Il Canavese è un'area che si colloca tra la provincia di Torino e le pendici della Valle d'Aosta, l'inizio della Valle d'Aosta. La nostra sede è ad Ivrea. Ivrea potremmo così definirla la capitale del Canavese, ed è la città che ha dato il Natale nel 1908 alla prima fabbrica di macchine da scrivere, ricorderete tutti la Olivetti, poi diventò una grande azienda informatica. Oggi insomma viviamo anche noi un po' di declino, siamo un po' più periferia di prima. E dicevo, nel svolgere questa attività da molti anni, l'attività di assistenza fiscale, si recavano presso i nostri uffici una serie di professionisti che ci chiedevano di inviare le dichiarazioni dei redditi dei loro clienti. Noi abbiamo proprio così avuto modo di appurare in questo frangente che molti di questi professionisti erano geometri, insomma dei geometri che svolgevano prevalentemente un'attività che era più riconducibile nell'immaginario collettivo chiaramente a dei ragionieri, a dei commercialisti, no? Sulle prime non ci abbiamo badato molto, poi abbiamo iniziato a guardarci attorno, abbiamo iniziato a fare delle rilevazioni sul territorio, siamo resi conto subito immediatamente che non era soltanto una stramba vocazione del geometra canavesano. E attraverso una prima fase di incontri con i collegi territoriali, i collegi provinciali del Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria, e un fitto calendario di incontri con tutti i loro iscritti, ecco, dei seminari come quello che abbiamo qui quest'oggi, ci siamo resi conto che apparteneva ad un'area molto più ampia, apparteneva all'intera Italia questo tipo di tipicità del geometra. Dicevo però che siamo ritrovati in questo incontro della primavera romana e ne è scaturita così la volontà, dice, ma insomma cerchiamo di guardare un po' meglio, ma quant'è tutto sommato, dov'è che si collocano effettivamente questi geometri fiscalisti, quanti sono, dove sono? E così abbiamo lanciato questa indagine conoscitiva e abbiamo formulato un questionario. Il questionario è stato costruito, è stato inviato ai collegi territoriali, i quali a loro volta l'hanno inviato ai propri iscritti, che attraverso un clic e quindi ad un link si ritrovavano di fronte a queste tre domande. La prima, diretta: svolge attività di compilazione di dichiarazione dei redditi? Qui volevamo sapere se faceva o non faceva. La seconda, di tipo più relazionale: conosce colleghi che fanno questa attività? La terza domanda, un pochino più indagatrice, volevamo capire quali potevano essere le prospettive.
sarebbe interessato a svolgere questa attività usufruendo di una formazione di base? Beh, va benissimo la slide, ma soffermiamoci intanto su un dato. Abbiamo ottenuto oltre 4.000 risposte, che vi posso assicurare che amici che si occupano di statistica mi dicono essere un campione quanto mai rappresentativo. 4.000 risposte, tra l'altro, spalmate sull'intero territorio nazionale, da Gorizia, da Grisento, da est a ovest, quindi sono arrivate da tutte le parti d'Italia. E di queste 4.000 risposte, alla prima domanda svolge attività di compilazione e di dichiarazione dei redditi, il 10,39% del campione risponde sì, faccio questa attività. Alla seconda domanda, conosce colleghi che fanno questa attività? Un giovane tra su quattro non cade dal pero e dice sì, li conosco. Alla terza domanda, e qui veramente siamo rimasti assolutamente stupiti, anche noi lo dico stupiti favorevolmente, si intende, ben il 41,09% risponde di essere interessato a svolgere questa attività usufruendo di un corso di formazione di base. Poi teniamo conto di un altro elemento numerico. In quest'area, chiaramente, tutti coloro i quali hanno risposto sì alla prima domanda svolgono attività di compilazione e dichiarazione dei redditi, non potevano nient'altro che rispondere di no, perché già lo facevano, erano già interessati a farlo, no? E quindi potremmo dire per una sorta di somma che oltre il 50% sono interessati a svolgere questa attività. Da questi dati si può desumere facilmente che un giovane tra su due vorrebbe, se adeguatamente formato, diventare un giovane tra fiscalista, perché ne intravede molto evidentemente le opportunità sia di crescita professionale ma anche economica. In un momento come questo, in cui ormai negli ultimi due anni la crisi ha messo a dura prova i professionisti, le imprese, le grandi aziende, tutti in modo assolutamente trasversale, abbiamo dovuto trovare quelle che potevano essere le alternative. Ed ecco che qui l'alternativa è ampliare il proprio ventaglio d'offerta, la propria gamma di servizi che il geometra già per sua stessa storia, così in una veste poliedrica e parafrasando il personaggio di un famoso film di Quentin Tarantino, quello di Mr. Wolf che suonava il campanello e dice risolve problemi, ecco, questa è un po' la figura che io vedo del geometra. Passiamo ora alla convenzione. La convenzione è stata firmata, è stata siglata tra il Consiglio Nazionale dei Geometri e i Geometri Laureati, il CSC, che è l'acronimo di Centro Servizi con Contribuenti, e il CAF con Contribuenti. È una convenzione che, come dicevo ieri, ritengo che sia poco più che un bambino, una convenzione, perché è vero che è stata firmata il 28 dicembre del 2009, ma è altrettanto vero che è tempo di divulgarla, un paio di mesi ci sono voluti, la circolare, ritengo che compia un anno adesso, ecco, inizia a gattonare. Gli obiettivi della convenzione sono, adesso mi prendo un pezzettino di studio di settore, ma talmente piccolo perché poi ci sarà Geometra Foresto che vi tratterà diffusamente sugli studi di settore. Così come previsto dal rigo D19, che quando firmammo la convenzione era il D17 degli studi di settore, i geometri professionisti possono svolgere, quindi di fatto sono abilitati, attività di assistenza fiscale, anche se esclusivamente per quanto riguarda la compilazione di dichiarazione dei redditi. Lo dico, come dire, in grassetto, sottolineandolo, la compilazione. La convenzione consente innanzitutto di rendere questa attività corretta rispetto al quadro normativo vigente. Su questo faccio una puntualizzazione, perché quello che abbiamo avuto modo di notare è che molte volte, più delle volte inconsapevolmente, i geometri o facevano o
ahimè, ancora oggi fanno questa attività un po' così alla balla che vai bene, ecco, senza, come affermava il vostro consigliere, nonché ex presidente, un po' così in modo empirico, senza andare a ricercare il concetto del requisito e valutando come primaria, quindi come elemento il più importante, la competenza. Quindi corrente rispetto al quadro normativo vigente. Efficiente e dinamica nel processo operativo, perché abbiamo studiato e messo a punto all'interno della convenzione una serie di strumenti operativi che vedremo più avanti. La convenzione è corretta perché? Faremo un brevissimo escurso su quello che è il quadro normativo, la sintesi normativa dell'assistenza fiscale. Innanzitutto le strutture abilitate per svolgere questo tipo di attività sono soltanto tre. Il CAF, perché è il soggetto che attraverso una serie di requisiti di legge ha potuto ottenere l'autorizzazione, segnalata poi dalla Gazzetta Ufficiale con quel numero che vedevamo nella prima slide. Le società di servizi dei CAF, in quanto devono essere obbligatoriamente partecipate dalla maggioranza del capitale sociale da parte del CAF stesso, quindi minimo il CAF deve avere il 51% della società di servizi. Il terzo soggetto è il centro raccolta in qualità di socio o associato. Abbiamo segnalato nella slide, ed è proprio qui che in qualche modo ancora di più l'Agenzia delle Entrate vuole che siano ben identificati i soggetti che possono svolgere questa attività. Ogni anno l'Agenzia delle Entrate emana una circolare nella quale va a ribadire questi tre soggetti, dicendo che i soggetti che possono svolgere l'attività sono esclusivamente questi tre. Lo scenario normativo, ecco. I CAF partono da lontano, partono dal 1991 con la legge 413, allora era ministro delle finanze Giorgio Benvenuto, che volle fortemente questo tipo di soluzione in un concetto direi di tipo imprenditoriale, quello dell'outsourcing. Fino ad allora le dichiarazioni venivano gestite a mano, venivano compilate, inserite all'interno di una busta, tipo carta del pane, e venivano consegnate in comune. Grandi volumi di carta, poca possibilità di verificare se i numeri contenuti all'interno delle dichiarazioni fossero corretti, ma altresì coerenti con la documentazione che la legge prevedeva. E altresì l'importante era poter ottenere un dato in termini di imposte che potesse essere propedeutico alla realizzazione di quella che è stata poi sempre chiamata la finanziaria, cioè la quantificazione delle imposte. E quindi è nata la legge 413. Successivamente l'intera disciplina è stata poi modificata dal decreto legislativo 241 e da un successivo che è il 490, che di fatto, come sempre, insomma, dopo una fase di prima storia è andata a tirare un po' i registri della prima legge. Ma il vero spartiacque di questa attività l'abbiamo avuto con il regolamento, quindi un decreto ministeriale 31 maggio 99, il numero 164, che è il regolamento recante le norme per l'assistenza fiscale resa dai CAF per le imprese, per i dipendenti, dei sostituti di imposta e dei professionisti. Eccolo qui, questo è l'articolo cuore della convenzione, l'articolo cuore che permette al geometra di coniugare la competenza con il requisito. L'articolo 16,4 del decreto ministeriale 31 maggio 99. L'abbiamo scritto esattamente facendo un copia e incolla dell'articolo e dice: le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione possono essere effettuati dai CAF dipendenti tramite i propri soci o associati. Quindi ci ricordiamo che le prime due grandi strutture CAF
le società di servizi che proprio perché possano avere il controllo del CAP che ha avuto l'autorizzazione devono essere partecipati dalla maggioranza del capitale sociale. Il terzo soggetto, il centro raccolta. Il centro raccolta si abilita attraverso la sottoscrizione di un modulo che è il modulo di adesione all'associazione che ha emanato il CAP. L'associazione che ha emanato il CAF in questo caso è l'associazione Confcontribuenti. Quindi aderendo Geometra alla Confcontribuenti automaticamente ottiene il requisito di socio associato e passando attraverso quello che sono una serie di norme che sono state predisposte al momento della richiesta di autorizzazione da parte del CAF diventa centro raccolta. Come si diventa centro raccolta? L'ho anticipato, questa slide la rileggiamo. Per diventare centro raccolta CSC occorre aderire all'Associazione Confederazione Italiana Dipendenti, Pensionati, Contribuenti e Famiglie ed ottenere la nomina del CAF con contribuente del centro servizi con contribuenti. Quindi il passaggio è la sottoscrizione, io ritengo all'interno della brochure dovrebbe esserci questo modulo, sì, uno è il poi dovrebbe essere proprio il modulo bianco, una fotocopia bianca, ritengo, perfetto, esattamente. Faccio la sottoscrizione e automaticamente il centro servizi con contribuenti CSC fa una nomina, di nuovo una nomina a termini di legge che qui non proiettiamo, fa riferimento al 164, segnala una serie di caratteristiche a cui deve adempiere il centro qualcosa. Bene, se abbiamo visto l'aspetto normativo, abbiamo però inserito all'interno della convenzione anche quegli elementi che non fossero soltanto di tipo giuridico, ma fossero anche strumenti di tipo operativo per far diventare la convenzione da una parte efficiente e dall'altra parte efficace. Efficiente perché, ritorniamo sugli studi di settore e quindi giusto per riprendercelo, possono compiere in tutti i geometri l'attività di compilazione e di dichiarazione dei redditi. Ma per poter chiudere l'intero iter procedurale, quindi poter stampare la dichiarazione, per poter fornire quello che è l'elemento poi cuore, io ritengo, qualcuno fa sì con la testa, quindi mi pare di comprendere che all'interno della sala c'è qualcuno che già fa questa attività, che ha già conoscenza di modelli 730, quindi per poter ottenere il cosiddetto prospetto di liquidazione, che è il riassunto di tutti gli elementi inseriti all'interno della dichiarazione, lo possono fare soltanto quelle tre figure che abbiamo visto prima. Quindi se io come geometra è vero che posso compilare la dichiarazione, poi è necessario che questa dichiarazione venga asseverata da un ente esterno, da un CAF o da una società di servizi. Con la soluzione integrata CSC, io posso certificare e asseverare la dichiarazione fino alla fine stampandola e raccogliendo le firme e consegnando al contribuente la sua dichiarazione. Quindi abbiamo visto l'adesione, abbiamo visto la nomina, l'accesso alla suite CSC. La suite CSC non è nient'altro che un prodotto software che noi abbiamo messo a punto, abbiamo richiesto fortemente fosse declinato ed è stato declinato in questi anni per l'attività del geometra fiscalista, è stato oggetto di test e di studio ed è un prodotto della Zucchetti. È completamente web nativo, quindi non ha la necessità di essere installato su nessun PC, quindi con la classica mascherina user ID e password, come se fosse la banca, ecco, per semplificare la cosa, è possibile entrare all'interno di questa suite dove ci sono tutta una serie di programmi che poi in modo direi breve, giusto per avere una visione di insieme, ci farà vedere il dottor Marchetti e poter entrare a far parte di quello che noi abbiamo chiamato Network SC per ottenere l'assistenza tecnica e fiscale gratuita. Noi abbiamo messo all'interno della convenzione questo elemento che è poter dare l'assistenza a tutti i geometri che diventano centro raccolta sia di tipo tecnico, quindi
quindi la parte, diciamo, dell'applicativo del software, ma anche di tipo fiscale, perché poi ho necessità di comprendere se il documento va inserito, intanto se è deducibile o detraibile o se non lo è, in seconda battuta se il documento deve essere inserito in un RICO piuttosto che in un altro. Dicevo, la Switch SC, semplicità di utilizzo, nessun software da installare, sicurezza nella gestione dei dati perché è protetto da questo protocollo l'SSL 128, non sono un esperto, mi dicono che fa la crittografazione dei dati, decentramento dell'attività del servizio perché tutto viene caricato su una server farm che sta a Lodi, nel caveau della vecchia banca popolare di Lodi, di Fiorani, che era di Fiorani. E quindi qui non è necessario compilare il documento DBS, il documento programmatico sulla sicurezza, perché i dati non li ho. Mentre invece se voi oggi avete un software e vi fate le dichiarazioni, soprattutto in ambito dichiarazione dei redditi, dove ci sono anche degli elementi sensibili, vedi lo stato di salute, vedi l'orientamento religioso piuttosto che politico con 5-8 per mille, dovete fare il documento programmatico sulla sicurezza, spiegando dove detenete quei dati. E quando sono dati sensibili, il DPS si complica ancora di più, quindi decentramento anche di questa. L'archiviazione digitale perché il sistema permette di scannerizzare la documentazione e uploadarla sul sistema abbinandola alla dichiarazione. Noi forniamo una formazione per l'utilizzo delle procedure di QF, un programma di aggiornamento fiscale e un contact desk con funzione di assistenza sia fiscale che gestionale. Il nostro compito è quello di, dopo che voi avete svolto l'inserimento della dichiarazione, la dichiarazione è formalmente corretta, è quella di inviare telematicamente le pratiche fiscali agli enti preposti. Ecco, per pratiche fiscali lo vedremo dopo un brevemente, non parliamo solo del modello 730, ma il 730, il modello Reddy, il modello ISEE, che credo che al sud sia un modello estremamente richiesto, così come DEF, così come da quest'anno l'INCIV per poter certificare le pensioni di invalidità. Noi mettiamo a disposizione quello che abbiamo definito il kit del centro raccolta, cioè la documentazione necessaria per svolgere l'attività di centro raccolta, la pubblicazione dell'iscrizione all'albo dei CAF, un timbro, perché anche qui tutta la documentazione deve essere timbrata, la documentazione che ci porta al contribuente, la vetrofania, le procedure operative e una casella postale. Il centro raccolta raccoglie le pratiche fiscali, seguendo una procedura che vi indichiamo, inserisce le pratiche fiscali sul sistema e consegna le pratiche fiscali elaborate al contribuente, cioè fa il suo lavoro. I vantaggi della convenzione li ripetiamo molto brevemente: diventare centro raccolta e quindi diventando un soggetto normativamente corretto, utilizzare gratuitamente la soluzione integrata CSC, usufruire di servizi di consulenza tecnica gratuita, usufruire di servizi di consulenza fiscale gratuita, partecipare a programmi di aggiornamento fiscale gratuiti. E qui rido, siete riusciti a fare una cosa, è tutto gratuito. Ma noi siamo missionari? No. Perché se volevo fare il missionario andavo in Africa, non venivo a Avellino. Perché? Ed ecco il motivo su cui io voglio intrattenervi, quello del network, perché noi non ci sentiamo più in un rapporto con la categoria e con suo ente rappresentante del Consiglio nazionale, in un rapporto di clienti e fornitori, ma noi ci sentiamo partner, perché voi ne traete un beneficio in termini di gestione normativa, efficace ed efficiente. Noi ne traiamo un beneficio in termini economico perché lo Stato riconosce per ogni pratica modello 730 un importo che è più o meno pari oggi a 15 euro. Quindi crescere insieme in una logica di network, una logica di partnership, è quello che ci può far diventare vincenti come categoria. Io ho chiesto ieri ancora al Presidente Savoldi se trovo una soluzione per dargli un diploma honoris causa in geometra.
ha detto che non si può, però provo a dare la maturità. Perché ci sento, dopo un anno, che è vero che è poco, ma ci sento parti dello stesso corpo. Abbiamo una mission che è globale. Io ho declinato qualsiasi altro tipo di richiesta di altre categorie, ho sposato in pieno l'impegno di sviluppare questo tipo di network e questo tipo di attività assieme alla categoria dei geometri. Categoria che conosco molto bene, perché dopo molti anni di rapporto ho imparato alcune cose estremamente importanti. In ambito della gestione delle dichiarazioni, una categoria molto precisa. Sarà che sono abituati a tirare le righe, quindi noi abbiamo avuto la fortuna di avere l'ispezione dell'audit esterno dell'Agenzia delle Entrate, che ci ha non solo certificato la convenzione, poi di fatto, ma addirittura, siccome loro non scrivono, non danno dei voti da 1 a 10, ma danno un voto a seconda del rischio che l'Agenzia delle Entrate corre per la gestione delle dichiarazioni dei redditi, che va dal rischio da alto a basso. Noi abbiamo preso basso da tutte le parti, quindi significa che avete lavorato bene, vuol dire che il geometra ha lavorato in modo corretto, vuol dire che ha calcolato in modo, ha inserito le pezze giustificative a corredo della dichiarazione in modo corretto e il risultato contabile finale era corretto. Questo è per noi la molla che ci spinge a venire oggi da Avellino. Ieri eravamo a Milano con 450 vostri colleghi a parlare delle stesse cose. Stiamo facendo un roadshow molto impegnativo proprio perché si possa comprendere quale opportunità abbiamo tutti insieme. A chi si rivolge la convenzione? A due soggetti. Beh, al primo, al cosiddetto geometra fiscalista, cioè colui che già svolge questa attività e che vede nella convenzione la tutela e l'aggiornamento di quello che lui già sta facendo. Però si rivolge altresì, l'abbiamo visto, l'abbiamo dovuto comprendere, anche al cosiddetto geometra neofita fiscalista, colui che non si è mai cimentato in questa attività e che per la prima volta decide di poterla svolgere, sia giovani, come dire, alle prime armi, che hanno necessità di introdursi nel mondo del lavoro ricercando delle opportunità di business, quindi di crescita nell'immediato, non tanto professionale ma quanto economica. Però si rivolge anche ai professionisti che non si sono mai cimentati, professionisti di lungo corso che vedono nella figura del geometra fiscalista l'opportunità di consolidare rapporti con la propria clientela, di crescere professionalmente ma anche economicamente. Come diventare centro raccolta? Voi all'interno avete un modulo di adesione al centro raccolta. Compilando quel modulo e compilando l'adesione alla Confcontribuenti, automaticamente noi nell'arco di, diciamo, 3 giorni, perché abbiamo sabato e domenica in mezzo, se no sarebbe 1, siamo in grado di fornirvi le credenziali per l'accesso alla suite e la possibilità di inviarvi quello che ho chiamato il welcome pack, il kit con tutta la documentazione, e poter iniziare direttamente a svolgere questa attività. Bene, io direi che il mio intervento si è concluso. E come diventare geometra fiscalista, per quanto riguarda la parte della formazione, lascerei la parola al relatore successivo, che è il dottor Marchetti. Grazie, grazie a tutti. Buongiorno a tutti, mi associo anch'io ai saluti e ai ringraziamenti che sono stati fatti dal dottor Mion al presidente del collegio di Avellino per l'ospitalità e a tutti quanti voi per la presenza, e anche a tutti coloro che penso numerosi ci seguono via mezzi tecnologici, conoscendo, come dire, avendo
avete imparato che questo collegio ha questa caratteristica peculiare che credo sia abbastanza unica in Italia, cioè quello di poter di utilizzare la tecnologia per seminare dei corsi via web, e questo va ovviamente a merito di chi l'ha costruita e di chi l'ha realizzata. L'obiettivo del mio intervento è quello di completare, diciamo così, l'illustrazione, le opportunità che vengono fornite, che sono state realizzate attraverso la convenzione con il Consiglio Nazionale dei Geometri Laureati rispetto a quanto è già stato illustrato in precedenza. Nel senso che di quanto è stato detto, io credo che occorra ricavare un elemento centrale, nel senso che molto spesso all'inizio ci siamo sentiti dire, quando abbiamo cominciato a girare per i collegi, che sostanzialmente noi volevamo creare una nuova figura o volevamo creare una nuova competenza nel geometra. No, così come è stato, come dire, illustrato in precedenza, ma soprattutto come è stato dimostrato dall'indagine conoscitiva, la competenza fiscale del geometra era già presente prima che noi iniziassimo il nostro percorso, non l'abbiamo scoperta. Credo che molti di voi e molti vostri colleghi qui e in giro per l'Italia svolgessero attività di compilazione della dichiarazione dei redditi ben prima che noi iniziassimo a sviluppare questo tipo di attività, questo tipo di attività. Quindi io credo che il punto centrale sia proprio questo. La convenzione che abbiamo stipulato con il Consiglio Nazionale permette di valorizzare questa competenza, questa tipologia di attività del geometra, ma che era già presente e che si può assumere una dimensione nuova proprio perché vengono determinati i requisiti per poter essere svolta nel modo ottimale, sia dal punto di vista dell'efficienza sia dal punto di vista del rispetto della normativa. L'altro grande equivoco con cui ci dobbiamo confrontare, ancora ieri in qualche modo nel convegno a Milano è emerso, è che uno possa pensare che attraverso questo tipo di attività si va a invadere un terreno altrui. Nel senso che uno, tante volte ci siamo sentiti dire sì, adesso inizio a compilare, a svolgere attività di consulenza fiscale, insomma inizio a fare parte fiscale, ma questa è materia tipica dei ragionieri e dei commercialisti. Questo non è vero, perché l'attività di consulenza fiscale non è oggetto di riserva di legge, anche può essere svolta da commercialisti, può essere svolta da ragionieri, ma può essere svolta da tantissime altre persone l'attività di consulenza fiscale. Ciò che lo Stato ha fatto attraverso l'istituzione dei centri di assistenza fiscale è quella di riservare, ma non ai commercialisti e ai geometri e ai ragionieri, ma ai centri di assistenza fiscale e alle strutture di questi soggetti l'assistenza fiscale, tant'è che anche i commercialisti e i geometri che vogliono fare commercialisti e ragionieri che vogliono svolgere attività nel campo del 730 sono costretti ad utilizzare un CAF, che sia un CAF di emanazione propria, che sia un CAF, noi avevamo in passato, prima che facessimo questa scelta che è stata ricordata dal Tornion, di declinare la nostra attività essenzialmente sulla figura del geometra, avevamo commercialisti che ci portavano le dichiarazioni, proprio perché l'assistenza fiscale non è un'attività riservata a quelle categorie professionali, è riservata ai CAF, e quindi noi attraverso la soluzione che è stata illustrata in precedenza diamo la possibilità di svolgerla in modo normativo coerente con la norma. Detto ciò, io volevo iniziare con illustrare i dati dell'indagine conoscitiva del collegio di Avellino, nel senso che all'interno di quelle 4.000 risposte che sono state alle tre domande, la domanda di svolgere attività di compilazione e dichiarazione dei redditi, conosce i colleghi che fanno questa attività, sarebbe interessato a svolgere questa attività usufruendo di una formazione di base,
le risposte avute dal le risposte avute dal Collegio di Avellino sono in qualche modo molto, molto significative, nel senso che hanno partecipato, questo uno potrebbe pensare, solo 20 iscritti su 1287, spero che il numero che sia esatto, no? Il Presidente non si arrabbi se l'abbiamo sbagliato, l'abbiamo ricavato in qualche modo da notizie che... però se andiamo a confrontare rispetto al dato di 4.000 risposte su oltre 100.000 iscritti a livello nazionale, il dato statistico del Collegio di Avellino è superiore a quello nazionale, quindi in qualche modo anche queste 20 risposte hanno una loro valenza, hanno un loro significato. Detto questo, alla prima domanda, il 25% di questi 20 iscritti che hanno risposto al questionario hanno risposto che svolgono già attività di consulenza fiscale, quindi un dato ben superiore alla media nazionale, ma in modo significativo rispetto al 10% della media nazionale. Nel Collegio di Avellino abbiamo un 25% di vostri colleghi che svolgono già attività di compilazione di dichiarazione dei redditi. Evidentemente l'altra faccia della medaglia è che, essendo un dato superiore a quello legato allo svolgimento dell'attività, abbiamo al secondo quesito, conosce i colleghi che fanno questa attività, la risposta è stata del 15%, quindi sembrerebbe inferiore alla media nazionale, ma proprio perché molti sono per loro che la fanno, quindi non lo so. Mentre il dato più eclatante, se vogliamo, è quello rispetto alla terza domanda. Sarebbe interessato a svolgere questa attività usufruendo di una formazione di base. Il sì è stato pari al 75%, quindi vuol dire che 15 o 16 iscritti che hanno partecipato al questionario hanno manifestato questo tipo di interesse. Quindi sostanzialmente, partendo da questi dati, diciamo, dai dati a livello nazionale, noi in collaborazione con il Consiglio nazionale dei giovani e laureati abbiamo costruito la seconda gamba della convenzione. Cioè, se la prima gamba, che è stata adottata in precedenza, è finalizzata a dare un quadro normativo e operativo immediato a coloro i quali già svolgono questo tipo di attività, o comunque ne hanno già le conoscenze, le competenze, perché nel corso della loro vita professionale si sono occupati in qualche modo di ambito fiscale, abbiamo appunto prima discusso e poi realizzato con il Consiglio nazionale la risposta a questo interesse concreto, è che non è niente altro che un'attività formativa finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie a svolgere l'attività di consulenza fiscale. Sostanzialmente, con la prima convenzione abbiamo dato una risposta normativa, quindi il riconoscimento dei requisiti rispetto ai requisiti normativi, con la convenzione legata nello specifico ai corsi di formazione diamo una risposta in termini di competenza, cioè costruiamo le competenze necessarie per poter operare correttamente e normativamente in modo coerente con diventando centri di raccolta per appunto operare in campo fiscale. Noi volutamente abbiamo voluto parlare di percorsi formativi e non di formazione tout court, solo perché parlando di formazione tout court sembra di parlare di un fatto, una tanto, un episodico, fa un corso di formazione e poi si pensa di aver imparato tutto. Non è assolutamente così, sappiamo perfettamente che in qualsiasi ambito professionale o in segmento professionale, sia esso fiscale ma anche quello più tipico della vostra professione, se non si segue non si segue un percorso di aggiornamento continuo è difficile rimanere coerenti con le normative, con l'evoluzione delle normative. Sappiamo che il nostro paese è abbastanza tipico che ogni anno ci introducano qualche norma che va a modificare qualche aspetto o qualche consuetudine su cui eravamo abituati a operare, e quindi ecco perché l'aggiornamento, quindi ecco perché il percorso formativo diventa fondamentale, nel senso che
possiamo prendere le competenze, ma se non ci aggiorniamo rischiamo comunque di non poter svolgere al meglio la nostra professione, a prescindere che sia essa in ambito fiscale oppure in ambito edilizio, in ambito topografico, comunque in qualsiasi degli aspetti della vostra professione che già svolgete. Chiaramente, come veniva detto in precedenza, è chiaro che questo parlare di formazione, parlare di percorsi formativi non può non prendere, come dire, non abbracciare anche il mondo della scuola, perché i giovani che intraprendono questa o che vogliono intraprendere questa professione dovrebbero sapere o comunque avere visibilità già nel percorso scolastico di quelle che sono tutte le opportunità e tutte le modalità con le quali si possono confrontare e con le quali poi possono realizzare i loro obiettivi anche di tipo economico. Quindi i corsi che abbiamo convenzionato con il Consiglio nazionale. Quindi con l'obiettivo di fornire ai geometri gli strumenti necessari ad avviare l'attività di assistenza fiscale, l'intesa tra il Consiglio nazionale e il CSC si è arricchito di una seconda convenzione, come dicevo prima, che voglio solo sottolineare che se la prima ha un anno di vita ed è stata paragonata a un bambino, questa è nata a fine 2010 ed è partita a gennaio 2011, quindi a due mesi, è un neonato, cioè proprio è appena uscita dalla sala parto, se vogliamo, e quindi si sta strutturando, si sta affinando, nel senso che in precedenza noi siamo partiti in ambito territoriale, siamo partiti nel nostro territorio, siamo partiti in Piemonte, in Liguria, e oggi ci stiamo muovendo in ambito nazionale, quindi anche gli strumenti informativi dovranno essere affinati in funzione di questo, quindi anche le tecnologie di learning, tanto per fare un esempio, dovranno essere affinati anche rispetto a un'esigenza diversa dal punto di vista territoriale con il quale ci siamo confrontati fino a ieri, anche perché c'è una richiesta specifica in questo senso del Presidente, che ancora ieri, del Presidente Savoldi, che fino a ieri, ancora ieri ha citato, nel senso che lui vuole raggiungere, trovare gli strumenti per raggiungere il maggior numero di vostri colleghi in tutto il territorio nazionale, quindi bisogna cercare di individuare la strumentazione ad hoc. Però è vero che siamo operativi da due mesi, ma abbiamo già realizzato due corsi di formazione, uno a Reggio Calabria e uno a Bari, abbiamo già calendarizzati i prossimi a Gravellona Toce e a Chieti e a Roma, sembrerebbe un caso, ma sono tutte zone d'Italia abbastanza distanti da casa nostra, sarà un caso, ma è così. E quindi anche se ha solo due mesi di vita questa convenzione, comunque ha già manifestato, come dire, i primi risultati operativi. Dicevo, tornando un attimo indietro, i corsi CSC noi abbiamo convenzionato, quindi se andate sul sito della Fondazione trovate appunto i codici, due corsi, un corso base CSC, quello che noi chiamiamo il corso per i centri raccolta, e il corso advanced per la gestione della contabilità semplificata e forfettaria. Questo potrebbe sembrare una fuga in avanti, ma non lo è, in quanto anche qua ci sono vostri colleghi sicuramente più di nicchia rispetto a coloro i quali si occupano di compilazione e dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati, ma che già oggi svolgono attività di consulenza fiscale, quindi tenuta della contabilità a piccoli imprenditori, ad artigiani e ad altri professionisti. Quindi abbiamo pensato che di realizzare e convenzionare un corso anche per questa seconda figura. Chiaramente per poter accedere a questa seconda specializzazione occorre necessariamente aver conseguito la prima, nel senso che se non si è operato o non si è già operativi in ambito di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, non è possibile chiaramente poter accedere al secondo matrimonio.
non è ancora oggetto di convenzione, nel senso che non sono ancora convenzionati, non hanno un codice affinato, ma sono, dire, nei nostri programmi, nei nostri progetti, è anche quello di realizzare, al di là un terzo modulo, ma quello un po' più specialistico, sempre in ambito di contabilità, di realizzare un corso per tutor, nel senso che il nostro obiettivo, proprio per rispondere a quell'esigenza di penetrazione territoriale che citavo in precedenza, è quella di creare delle figure geometriche, quindi della categoria, espressione della categoria, che possano rappresentare dei punti di riferimento a livello territoriale, perché essere sempre il centro che si muove verso la periferia e all'interno della periferia stessa che si individuano figure, quindi colleghi che sono in grado di rappresentare per gli altri colleghi un referente specifico per la materia in questo caso in ambito fiscale. Quindi quello che noi oggi, di cui oggi stiamo parlando, quindi dell'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, è questo corso, il corso quello che noi abbiamo denominato corso base CSC Centro Raccolta, che si propone di fornire un quadro generale sull'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, quindi come rivolto a coloro che intendono iniziare un'attività nell'ambito dell'assistenza fiscale oppure anche a chi opera in questo settore. Prevede il riconoscimento di un certo numero di crediti formativi, quindi la partecipazione al corso dà diritto a 8 crediti formativi, l'eventuale, perché non esito finale, l'esame finale, dà diritto a ulteriori 4 crediti formativi, perché il test non è obbligatorio, tra l'altro noi poi vediamo un test online, quindi con la possibilità di farlo tranquillamente da in un pezzo di web, lo vediamo anche noi, un passo in avanti lo abbiamo incominciato a fare, quindi complessivamente potrebbero essere riconosciuti 12 crediti formativi per la partecipazione a questo corso. Chi supera il test con esito positivo matura il diritto di essere riconosciuto centro di raccolta, quindi per noi automaticamente può diventare centro di raccolta. Chiaramente per diventare centro di raccolta poi dovrà comunque dare una manifestazione, un'espressione di volontà combinando quella modulistica come è stato indicato in precedenza. Questo corso è strutturato su 3 moduli che noi abbiamo in questa slide indicato come giornate, ma comunque sono 3 moduli che poi vengono, come dire, visto che il corso poi viene realizzato in stretto contatto con il collegio di riferimento, chiaramente a seconda di quelle che sono le consuetudini, secondo quali sono le modalità migliori, si struttura il corso se in 3 mezze giornate distribuite su 3 settimane oppure se concentrate in una giornata e mezzo, quindi c'è ampia flessibilità da questo punto di vista. Il corso ha una parte teorica legata al sistema fiscale, quindi un inquadramento delle nozioni tecniche per poter svolgere poi attività di compilazione dei redditi, e avrà anche una parte pratica, quindi proprio specifica, legata a come si compila la dichiarazione dei redditi finalizzata chiaramente al modello 730, quindi come si analizza la documentazione per poter apporre correttamente il visto di conformità. Come veniva ricordato in precedenza dal dottor Mion, anche se spesso si abbina all'attività fiscale la dichiarazione dei redditi, oggi stanno assumendo sempre maggiore valenza altre pratiche. Ieri era il modello REV, con il quale l'IPS richiedeva una certificazione dei redditi per poter erogare determinate prestazioni pensionistiche, oggi è il modello ISEE, perché sappiamo tutti che per poter accedere a agevolazioni sociali, le reti agli nido, le tasse universitarie, la riduzione telecom per gli pensionati, ma anche per poter ottenere una rateizzazione della cartella esattoriale oltre una certa soglia bisogna produrre questo benedetto modello ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, che è una pratica che si può fare soltanto rivolgendosi a un CAF. Quindi anche qua ci
sono delle riserve ben specifiche che si possono, e attività ben identificate che possono essere svolte soltanto se si è centri di raccolta, se no si possono anche fare, ma come ho detto prima, si fanno in modo improprio, non rispettosi di quella che è la normativa. L'altro corso già oggetto di convenzione è appunto legato alla, è finalizzato a fornire un quadro generale della normativa IVA, quindi tutte le, come dire, le competenze necessarie per poter tenere la contabilità chiaramente di un target specifico di contribuenti, che sono piccoli imprenditori, professionisti, artigiani, quindi non società, non bilanci, insomma, anche in questo caso c'è un riconoscimento di un certo numero di crediti formativi, 10 crediti formativi per la partecipazione al corso e 4 crediti formativi per l'esame finale, la partecipazione all'esame finale. In questo caso, come è scritto in fondo alla slide, il superamento del test del secondo livello permette al professionista di qualificarsi sede periferica certificata al GeoCed, nel senso che questo significa che noi abbiamo in previsione, sempre con i tempi necessari, di poter riconoscere anche ai geometri, che quei pochi o tanti geometri che operano, già operano, opereranno anche in ambito di tenuta contabilità per altri professionisti, di poter utilizzare e usufruire di quelle competenze che vengono riconosciute dai capi imprese, quindi capi dipendenti in corso base, capi imprese e competenze e potenzialità per il corso advanced. Questo corso chiaramente è basato su 4 moduli, perché i contenuti, le materie sono assumono una valenza più importante, anche qui con la flessibilità di organizzazione a livello territoriale. Per chiusura del mio intervento, le modalità per accedere al corso sono molto semplici, molto banali. Nella brochure avete dei moduli di preadesione che sanno che per chi è interessato chiediamo di compilare al termine di questa giornata, con la precisazione che sono appunto moduli di preadesione, che non significa un impegno in assoluto, nel senso che non è che compilando questo modulo oggi uno si vincola, ha firmato la cambiale, cosiddetta, per modo di dire, ma in qualche modo manifesta un interesse. In base al numero della quantità di moduli che noi raccogliamo, possiamo incominciare a lavorare con il collegio territoriale di competenza per poter costruire il corso. A questo punto il corso, le date, la strutturazione verrà pubblicata, chiaramente in primis a coloro i quali hanno già espresso una volontà di partecipazione, e a quel punto ci sarà la conferma definitiva della partecipazione al corso. Quindi, la compilazione di questo modulo per noi è importante per poter lavorare, per poter strutturare, cominciare a strutturare il corso in questo caso col collegio di Avellino. No? Questo è un po' il concetto di fondo. Io adesso, se mi date solo un secondo, cerco di passare a farvi vedere in 2 minuti la suite, tu ti lascio. No, la considerazione successiva, quella che ha detto il dottor Marchetti, e anche questa la faccio, che sono una persona estremamente pratica, e sì, è vero, i moduli di preadesione al corso di formazione sono propedeutici a realizzare il corso, però tanto prima noi riusciamo a costruire il corso, tanto meglio è. Perché? Perché c'è una deadline imposta dalla norma, nel senso che se qualcuno di voi intendesse diventare operativo e quindi poter fare le dichiarazioni dei redditi, già di quest'anno dobbiamo strutturare il corso sicuramente non più tardi, ma sto veramente andando in là nel tempo, ma non più tardi della prima settimana, i primi 10 giorni di aprile, perché poi le danze sono già belle che partite, e significa che si ha il tempo dalla metà di aprile a maggio per fare le dichiarazioni dei redditi, altrimenti
si fa il corso, c'è l'apertura del centro raccolta, però poi va da sé che la manifestazione vera e anche numeraria dell'attività la si vede poi nella tornata successiva del 2012, anche se è vero che durante l'anno continuerò a fare l'ISEE, continuerò a fare gli altri tipi di attività. Quindi tanto prima riusciamo a strutturarlo, tanto meglio. Ecco, era la puntualizzazione. Grazie. Due minuti e poi cedo la parola al Geometra Foresto. Questa è la suite operativa, quella che è stata battezzata la suite del CSC. Quindi un accesso internet con una, vabbè, in questo caso c'è il collegamento alla rete, ma che è accessibile da qualsiasi impostazione, quindi non richiede nessuna installazione sul computer. Adesso io utilizzo una modalità demo, ma solo per farvi vedere la struttura della suite stessa, sperando che prima funzionava. Attivati da qualche giorno, ha attivato il modello 730-2011, chiaramente non è ancora attivo il modello unico perché, come sempre, i rilasci ministeriali sono successivi. E tutte le altre pratiche che sono gestibili attraverso questa suite. Quindi da qui questo è, diciamo così, l'area di lavoro. Come vedete è web nativa e ha un accesso molto semplificato e si lavora sul modello ministeriale, nel senso che la pagina è il modello ministeriale, per cui se uno ha il modello ministeriale cartaceo davanti o si ricorda quello che è il modello ministeriale, automaticamente opera anche sul sistema con tutta una serie di help, tutta una serie di aiuti. Io avrei terminato e lascerei la parola al Geometra Foresto. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di avervi.